Ciao bambini, il libro che voglio farvi conoscere oggi non è appena uscito, ha più di 20 anni, ma quando arrivano le fredde giornate d'inverno e ci servono parole per scaldare il nostro cuore, le lettere dello scoiattolo alla formica, scritto da Toon Telegen e illustrato da Axel Scheffler per Feltrinelli Kid, non può mancare. Ascoltate e magari pensate anche a chi vorreste scrivere una lettera con parole d'inchiostro dolce. Lettere dello scoiattolo alla formica. Un giorno d'inverno lo scoiattolo scrisse una lettera alla formica. Carissima formica, 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 formica. Formica, 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 formica. Carissima formica, 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 carissima formica, carissima formica, formica, lo scoiattolo. Era una lettera strana e lo scoiattolo non sapeva neanche perché l'avesse scritta. Siccome faceva freddo, le infilò un cappottino, le mise in testa un berretto di lana, le spiegò dove andare e le aprì la porta. La lettera uscì con prudenza, scese lungo il tronco del pioppo, si incamminò tra la neve e bussò tic-tic alla finestra della formica. «Chi è?» domandò la formica. «La lettera», rispose la lettera. «La lettera?» si stupì la formica e aprì la porta. «Sono per lei?» disse la lettera con una piccola riverenza, togliendosi il berretto di lana. La formica la esaminò da tutti i lati e poi l'aprì con cautela. «Adesso ti leggo», disse. «D'accordo», disse la lettera. Quando ebbe finito di leggerla, la formica si sfregò soddisfatta le zampette e disse: «Siedi, lettera, siedi. Cosa posso offrirti?» «Ma», disse esitando la lettera, «non saprei». «Qualcosa di dolce?» insisté la formica. «D'accordo», disse la lettera, frusciando di contentezza. La formica prese la penna e scrisse qualcosa di dolce in cima alla lettera e, dopo averci pensato un po', anche qualcosa di caldo in fondo alla lettera. Per sé prese del miele. La lettera crepitò e arricciò gli angoli dal gran piacere. Stettero ancora a lungo sedute insieme e di tanto in tanto la formica si alzava e scriveva qualcosa ai lati della lettera. All'imbrunire la lettera si congedò. Nevicava. La lettera tornò lentamente al pioppo nella neve alta, si arrampicò fino alla cima e si infilò sotto la porta dello scoiattolo. «Ah», disse lo scoiattolo, «eccoti di ritorno». «Sì», disse la lettera. E mentre lo scoiattolo stava chino su di lei, gli raccontò cosa aveva fatto a casa della formica e infine che cosa la formica pensava di lui, lo scoiattolo. «E poi?» chiese lo scoiattolo. «Leggi», disse la lettera. Lo scoiattolo la lesse e quando ebbe finito di leggere, le chiese se gli permetteva di metterla sotto il suo guanciale. «D'accordo», disse la lettera. Fuori
infuriava la tempesta. La casa dello scoiattolo scricchiolava. I fiocchi di neve cadevano sempre più fitti e il mondo diventava sempre più bianco. Ma lo scoiattolo e la lettera non lo sapevano. Dormivano, sognando parole di inchiostro dolce.